chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,42%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 14.498,88 punti. Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un meno 1,69% e termina gli scambi a 26.888,6 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,45% e archivia la seduta a 12.172,9 punti. Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali borse europee, che scambiano sopra la parità. Si muove il modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,31%, senza slancio Londra, che negozia con un meno 0,17%. Bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,55%. In luce sul listino milanese il comparto viaggio e intrattenimento, con un più 1,62% sul precedente. Grande giornata per Juventus, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,03%. Distribuito il dato sulla produzione industriale della Germania, pari a 0,2%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle vendite al dettaglio. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le richieste del sussidio di disoccupazione.